Un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri per sapere quali misure intenda assumere per prevenire e contrastare l'organizzazione e le attività dell'associazione Polizia Veneta legata al Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto. A presentarla i due deputati del PD, Alessandro Naccarato e Simonetta Rubinato. Il fine è quello di chiedere al Ministero degli Interni di come dire, attenzionare in modo particolare le indagini che la Procura e la Questura di Treviso stanno portando avanti su un gruppo che, viste le ispezioni che sono state fatte nelle rispettive abitazioni, appare in questo momento fondamentalmente un'associazione paramilitare, con tutte le conseguenze che ne derivano. I due parlamentari, che già avevano presentato nel 2009 un'interrogazione dopo il coinvolgimento in un'altra inchiesta sulla Polizia Veneta, hanno espresso preoccupazione per il rischio di sottovalutazione della capacità operativa e dell'ideologia di stampo separatista del gruppo paramilitare. La preoccupazione è anche quella che si sottovaluti questo aspetto, come appare da alcune dichiarazioni di importanti e autorevoli esponenti della stessa Lega Nord, che non dimentichiamoci, fu proprio la proposta del ministro Calderoli che 3 anni fa portò all'abrogazione del reato di associazione paramilitare, poi reintrodotto dal governo Monti. Quindi la Lega ha sempre un po', come dire, ha avuto parole dolci, un po' fisciato il pelo a questo tipo di movimento.